Ciao a tutti, come essere un'ossessione per il narcisista. In questo video voglio spiegarti appunto come diventare un'ossessione per il narcisista. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema. Veniamo al tema come essere un'ossessione per il narcisista. Allora, se vuoi diventare un'ossessione per il narcisista, se vuoi essere un'ossessione per il narcisista, devi tenere presente il concetto del meccanismo di difesa, cioè che i narcisisti hanno un forte meccanismo di difesa e il meccanismo di difesa che cos'è? È la difesa dalle emozioni, da cui il narcisista si difende perché ricordiamoci che il narcisista non prova emozioni proprio perché ha dei forti meccanismi di difesa. E allora, se vuoi diventare un'ossessione per il narcisista, devi andare a scardinare questi meccanismi di difesa e capire quali sono le emozioni. Allora, ogni essere umano, ma il narcisista ce l'ha all'ennesima potenza, ha delle emozioni compresse. Compresse vuol dire che sono nascoste, diciamo, nell'inconscio fondamentalmente, attraverso un meccanismo di rimozione. Questa compressione emotiva nasce proprio dal fatto che per evitare di soffrire, per evitare la sofferenza, molte emozioni sono state appunto rimosse, ma rimosse non vuol dire che sono state in qualche modo eliminate, vuol dire semplicemente che queste emozioni sono state soltanto, dimenticate, tra virgolette, e quindi sono ancora attive a livello inconscio. Anzi, paradossalmente si fortificano ancora di più. Che tipi di emozioni ci sono? Beh, sono due tipi di emozioni fondamentali. Sono le emozioni date dalla compressione del pathos, dell'amore fondamentalmente, l'amore non vissuto e quindi l'amore frustrato, i sogni frustrati. E lì dentro ci sono tutti i risentimenti dati da che cosa? Dati da rimpianti e rimorso, cioè rimpianti di non aver fatto cose che avresti dovuto fare, o rimorsi di aver fatto cose che non avresti dovuto fare. Oggi il narcisista fa di tutto perché ha proprio queste energie compresse, ma compresse però non significa che sono state cancellate, significa che sono state rimosse, ma sono attive e quindi potrebbero essere stimolate. Quindi chi le stimola, lì c'è proprio una bomba atomica dentro, no? Chi le stimola tira fuori l'energia nucleare praticamente e manda in tilt completamente il narcisista. Ma ci sono altri tipi di sofferenze che sono state vissute nell'infanzia in modo molto forte dal narcisista, che sono quelle legate alla libertà oppressa, cioè a persone che ti hanno condizionato, che ti hanno impedito di ottenere quello che tu volevi ottenere, perché si sono messe come antagonisti. Ti hanno costretto a fare delle cose che tu non avresti voluto fare. E quindi ci sono dei recettori, diciamo, di libertà oppressa, delle emozioni di libertà oppressa, compresa e non espressa. E questi recettori di libertà oppressa, generano, diciamo, sono alla fine, diventano rabbia e rancori, no? Perché nel primo caso, quando ho il sogno infranto, io, come persona, che percezione ho? Un narcisista come persona, che percezione ha? Cioè, la percezione del dolore, quello che non riesce a tollerare, è la solitudine e l'abbandonite, perché un sogno infranto non è riuscito a conquistare un oggetto di desiderio che era fallace, che era l'oggetto di desiderio che non si faceva conquistare, quindi tu non l'hai conquistato. E quindi hai rimosso questo sogno infranto che ti generava, e quindi la paura è quella di rimanere solo, di essere abbandonato. E quindi questa è la libertà oppressa, no? Quindi lì dentro ci sono tutti i rimorsi e i rimpianti.
D'altra parte, però, è possibile che invece non hai raggiunto quello che è il tuo obiettivo perché ci sono stati degli antagonisti, no? Delle persone, magari tuo padre, che ti aveva condizionato, diciamo, a fare delle cose piuttosto che altre, e quindi tu sei stato, hai vissuto una libertà oppressa, sei stata il narcisista, in questo caso in modo molto marcato, è stato costretto a fare qualcosa che non avrebbe voluto fare. E quindi ha questa percezione, diciamo, questo timore di viversi la dipendenza dagli altri e il condizionamento. E entra, diciamo così, e sviluppa quindi rabbia e rancori, perché non giustifica il torto subito. Nel primo caso invece viene giustificato il torto subito, quindi subisci tu praticamente. Ti dai un po' la colpa, patisci rimpianti e rimorsi, quindi sei tu il colpevole e giustificato il torto subito. Nell'altro caso invece non è giustificato il torto subito e quindi hai rabbia e rancore verso chi ti ha fatto questo torto. C'è a dire ancora una cosa, che in questo caso il timore di essere condizionato e di essere, oppure di essere dipendente. In questo caso qua, sempre, la persona vive una crisi dell'essere, una crisi di identità, cioè perde potere decisionale, non sa decidere. Nell'altro caso, invece, quando è l'oggetto di desiderio che non riesce a conquistare, è una crisi esistenziale, perde potere di conquista, perché hai le emozioni totalmente compresse. Ma in un caso e nell'altro, diciamo, tutto questo viene di fatto rimosso, per cui il narcisista ha questi blocchi, questa energia dentro. Diciamo così, che il narcisista si è creato questa corazza del narcisismo, ma sotto c'è un ribollire della pentola. Quindi se tu vuoi rendere ossessionato un narcisista, quello che devi fare è andare a scardinare queste emozioni. Come fare a scardinarle? Come fare a scardinare il meccanismo di difesa? Beh, semplicemente devi andare a diciamo a stimolare quella che è la solitudine, quella che è l'abbandonite, a stimolare la dipendenza e il condizionamento, in modo tale che piano piano lui si renda conto di queste cose. Quindi sono quattro cose. Beh, la solitudine puoi farlo anche indirettamente, magari c'è qualcuno che si sente solo. Insomma, vai a scardinare in qualche modo e a fargli vivere anche dei sogni infranti, ad amplificare cosa avresti voluto fare, perché non ce l'hai fatto, quello non ti voleva, sei rimasto da solo, insomma, vai a scardinare. E in questo modo vai a tirare fuori emozioni forti. Dall'altra parte, gli vai a far vivere la dipendenza e il condizionamento, ma secondo me il tuo capo ufficio ti vuole far fare delle cose, è uno stronzo, ti vuole fare questo, ti vuole fare quell'altro, il tuo collega ti dice questo, ti dice quell'altro. Già i narcisisti da soli sono un po' paranoici, tu vai a scavare, vai ad amplificare su questa paranoia. Più andrai a agire in questo modo, senza aver coinvolgimento, più il meccanismo di difesa del narcisismo, che è proprio la difesa da queste cose, inizierà a traballare. Più il meccanismo di difesa del narcisista comincerà ad essere un po', come dire, traballante. Ma la cosa interessante, la cosa grandiosa è che inizierà a diventare dipendente da queste emozioni che tu gli hai dato e quindi inizierà a essere ossessionato da te, se ti fa piacere essere ossessionato da un narcisista, però creerà un coinvolgimento. Paradossalmente, per paura di essere condizionato o per paura di diventare dipendente, sarà condizionato e sarà dipendente. Oppure lo spingerà a essere, diciamo, disponibile la sua paura dell'abbandono, che in qualche modo gli ha fatto tirare fuori, e la paura della solitudine. Ecco quindi che il bravo seduttore amplifica questi parametri anche a un narcisista per stimolarlo sempre di più come dire, a far venire fuori le sue emozioni. Il narcisista, quando scardini il suo meccanismo di difesa, è come hai rotto la diga, hai rotto gli argini della diga del Vajont, no? Vengono fuori emozioni fortissime, per cui anche il narcisista può viversi emozioni, può viversi dei turbamenti molto forti. Certo è che, come dire, poi ovviamente
il meccanismo di difesa si rifortificherà, però intanto gli fai vivere delle tensioni emotive se vuoi ottenere qualche cosa. Però alla lunga, secondo me, poi non ti conviene avere una relazione con un narcisista, perché poi alla fine il narcisista è un poveraccio, una poveraccia che non ti potranno mai dare niente di buono fondamentalmente. Ecco, questi sono il metodo migliore per rendere dipendente un narcisista, per far sì che il narcisista sia ossessionato o ossessionata da te. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, ovviamente attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, e poi seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordi inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Sul canale ci sono l'abbonamento per partecipare alle live e l'abbonamento consulting per una consulenza telefonica. Nell'abbonamento per partecipare alle live ci sono diversi livelli a seconda di quello che vuoi essere tu, insomma, come vuoi supportare questo canale. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!